Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, stamattina presto, appena alzata, ho messo in pentola lo spezzatino. Io lo faccio cuocere sempre a lungo, quindi ho approfittato subito della stufa legna per questa tipologia di cottura. Lo lascerò cuocere per molte ore, adesso è già ora di pranzo e siccome sono da sola ho pensato di farmi un po' di pasta e di andare a rubacchiare un po' di sugo da questa delizia. E mancano ancora patate e piselli perché quelli li aggiungo proprio all'ultimo, altrimenti sarebbero stracotti. Ragazzi, finalmente ha smesso di piovere, ci ha dato dentro tutta la mattina senza sosta e io nel frattempo ho lavorato e adesso, visto che il sugo dello spezzatino è venuto veramente buonissimo, come vi ho detto prima l'ho utilizzato per condire la pasta oggi a pranzo, veramente super gustoso, ho pensato che fosse la giornata ideale per impastare un po' di pane e così lo utilizzerò poi per servire lo spezzatino questa sera, perché noi amiamo la scarpetta e visto che il tempo è così grigio, piovoso e ci costringe a stare in casa, l'idea di impastare devo dire che mi piace molto. Ciao bella ragazza, ciao bella ragazza, ciao bella ragazza, ciao, sì, bella, lei bella, bella questa ragazza, bella questa ragazza, bella. Mentre il nostro pane sta lievitando, io ho messo a cuocere qui a vapore un cavolfiore con 3 patate e questi ingredienti ci serviranno per l'antipasto di questa sera. Ragazzi, eccoci qua, nascosti da un pacco gigante e dovete sapere che quando abbiamo fatto questo ordine? Una settimana fa. Più o meno una settimana fa abbiamo fatto un ordine su questo sito che ci ha consigliato proprio una di voi. Come si pronuncerà? Sklum. Sklum. Speriamo di averlo detto giusto. E abbiamo deciso... Allora, il sito è fatto molto bene, ha tantissimi prodotti super interessanti. Tra l'altro avevamo, che si abbinano anche molto bene a questa casa, bisogna dire, tra l'altro avevamo trovato anche lo specchio perfetto per il bagno al piano di sotto, ma sarà disponibile a febbraio dell'anno prossimo, quindi non l'abbiamo ovviamente ordinato e stiamo cercando di trovarne un altro disponibile in tempi un pochino più rapidi. Sarà dura, guarda. Sì, tra i nostri gusti, le nostre esigenze, quello che c'è, però prima o poi salterà fuori. Invece abbiamo ordinato, in questo caso, dei lampadari, delle plafoniere, vedrete meglio, in particolare quelle che abbiamo deciso di mettere in camera da letto. Adesso apriamo il pacco e vi facciamo vedere che cosa abbiamo scelto. Però poi lasciamoli qua perché sono ben al sicuro. Allora, abbiamo preso 2 applique, vabbè, poi ora ne vedete una solamente, comunque noi ne abbiamo prese 2, fatte in questo modo, forse c'è anche scritto, ah sì, il modello è questo qua, questo che c'è scritto qua, ne abbiamo prese 2 da mettere sopra ai comodini e poi abbiamo preso sempre della stessa linea il lampadario che ora vi mostro. E questo è il lampadario, molto classico e come vedete la trama e il colore è identico alle altre 2 applique. Devo dire, è arrivato tutto integro, sono soddisfatta. Sito ottimo, unica pecca di questo sito i costi di spedizione. Sì. Più cose aggiungete più salgono, quando di solito è il contrario. Sì. Di solito più spendi e meno... È anche un sito comunque... indica abbastanza caruccio comunque. Sì, diciamo roba di buona qualità comunque. Sì. Non è eccessivamente caro. Secondo me l'unica pecca sono le spese di spedizione, l'unica cosa, perché di solito, ripeto, più spendi e magari hai oltre una certa cifra le spese di spedizione gratis. Qua invece è il contrario. Vabbè. Ah, tra l'altro si sta vedendo lì nell'angolino quella piantina, la vuoi far vedere che abbiamo messo? Prima abbiamo fatto un po' di travasi, aspettate che vi voglio mostrare una cosa troppo carina. Anche se non è proprio il periodo giusto per fare i travasi. No, però le nostre piante... ne avevamo bisogno in questa situazione. Sì. Esatto. Comunque in casa fa caldo. Sì. Guardate che carina, questa è la pianta del caffè e l'abbiamo messa all'interno di questa tazza che dice che la vita inizia dopo il caffè. Io lo correggerei e metterei dopo il tè, però questi sono punti di vista. Comunque la tazza l'abbiamo usata come coprivaso e non come vaso, vedete all'interno c'è un altro vasetto, in modo che sia poi più semplice da bagnare la pianta, però io la trovo molto carina, soprattutto da tenere in cucina. È molto simpatica. Ce l'ha regalate. È vero, quelle che ci ha regalato Marica. Ma come stanno bene? È vero che sono due. Aspettate che cerco di farvi vedere, è vero, da qua sembrava una sola. E guarda come sono anche cresciute, mi sembra. Sì, leggermente. Forse mi ricordo io... Sì, più... finora l'ho tenuto in acqua. È vero. Hanno fatto un po' di radici. Bellissime. Dunque ragazzi, adesso andiamo a infornare il pane, la nostra bella pagnotta, e volevo farvi vedere che oltre ad aver preriscaldato il forno, vi ricordo che vi lascio tutte quante le dosi e le temperature che ho utilizzato io in descrizione a questo video. Comunque vi stavo dicendo, oltre a preriscaldare il forno, ho messo nel ripiano inferiore una teglia con dell'acqua in modo che si crei del vapore. Io la metto subito quando accendo il forno, in questo modo l'acqua si scalda e quando vado a infornare tutto quanto l'acqua sta già bollendo e sta già creando il vapore. Dunque sto cuocendo le polpettine, come state vedendo io le faccio andare in padella, ma queste vengono buonissime anche in forno. E lo stesso vale ragazzi per la scelta degli ingredienti, io le ho aromatizzate e anche colorate con un po' di curcuma, voi potete non metterla, mettere dello zafferano oppure altre spezie ancora, insomma potete insaporirle con quello che preferite. Eccole tutte quante cotte, io ne ho già rubata qualcuna, Luca idem, perché sono veramente buonissime, super gustose, belle morbide dentro, croccanti fuori, ci piacciono tantissimo. Allora, noi abbiamo da poco terminato cena. Com'è venuta questa cenetta? Buona, buona, molto buona. Veramente molto sfiziosa. E vi esorto, se anche voi avete una stufa a legna su cui si può cucinare, cucinate sopra queste stufe perché... un altro sapore. Sì, è eccellente. Poi oggi lo spezzatino l'ho cotto veramente molto più a lungo di come facevo prima, perché comunque la stufa restava accesa e quindi mi sono sentita libera di prolungare la cottura per tantissime ore, mentre anche a Savona sul fornello sì, la facevo cuocere a lungo, però non mi, come posso dire, non lasciavo mai cuocere così tanto per un fatto di consumi, dico la verità. Invece qua tanto dovevamo lasciarla accesa per il riscaldamento, per cui ho unito semplicemente le due cose. La carne è venuta veramente un burro. Buonissima, anche le polpette, provatele, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Come vi ho detto prima, non è obbligatorio mettere la curcuma, ma con il cavolfiore sta veramente molto molto bene. E anche il pane, ecco un consiglio sul pane: io l'ho tagliato che era ancora caldo perché era ora di cena per noi, ma vi consiglio di lasciarlo raffreddare, così è ancora più buono. Anche sul caldo è buono, però lasciato raffreddare potete assaporare ancora di più la croccantezza della crosta, la morbidezza dell'interno, anche quello buonissimo. E niente ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero vi sia piaciuto, di avervi dato qualche idea in cucina. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani in un nuovo video.